Salve a tutti, sono Ettore di Roma e faccio questo video per tenere presente quanto mi è accaduto, ovvero la morte di mio padre, avvenuta il 12 febbraio del 2021. Ma partiamo con ordine. Il 17 dicembre del 2020 mio padre si sente poco bene, accusa un malore e veramente gli mancava l'aria. Mio padre, premetto che aveva 78 anni, era cardiopatico con tre bypass ed era anche diabetico. Mio padre si sente poco bene, si chiama l'ambulanza, la quale lo porta d'urgenza al San Filippo Neri. E mio padre entra al San Filippo Neri il 17 dicembre del 2020. Alle ore mezzanotte e 43, ecco qua. Ho qui la cartella clinica che dimostra quanto. Ecco. Mio padre entra al San Filippo Neri di Roma il 17 dicembre del 2020 a mezzanotte e 43, come avete visto dalla cartella clinica. E il 19 dicembre del 2020 e mi reco a San Filippo Neri per avere informazioni sulle condizioni di salute di mio padre. Arrivo lì, premetto che la situazione che i media, i telegiornali, tutti i giornalisti ci descrivevano degli ospedali, io lì a San Filippo Neri non l'ho trovata. Ho trovato anzi un clima tutt'altro che preoccupante come ci hanno scritto loro, ma un clima totalmente disteso, proprio silenzio totale. Ho visto infermieri, chi era impegnato col telefonino, chi fumava, chi passeggiava. Ma io tutta questa situazione drammatica descritta dai media non l'ho trovata assolutamente. Ero lì seduto che aspettavo che arrivasse la dottoressa per parlarci. Nel frattempo che aspettavo, ero lì seduto, bello, tranquillo, in totale silenzio. Non ho sentito assolutamente nulla, non ho visto nulla di preoccupante, niente, zero, proprio niente. Arriva la dottoressa dell'UTIC, unità terapia intensiva coronarica, ovvero la dottoressa Arianna Giardina, la quale mi dice, ovvero la dottoressa Arianna Giardina, mi dice che insomma le condizioni sono abbastanza preoccupanti, mi presenta un quadro clinico alquanto preoccupante, ovvero mio padre presentava un grumo di sangue sul cuore che andava sciolto e che facendo questa operazione andava poi ad intaccare i reni già compromessi, ma suo padre ci risulta un soggetto giovane per noi. Ripeto, mio padre aveva 78 anni. Non so loro che intendono per giovane, non per loro che cosa sia. Questo mi viene detto il 19 dicembre del 2020, ok? 4 giorni dopo, ovvero il 23 dicembre del 2020, ricevo la chiamata da San Filippo Neri che mio padre è di uscita. La cosa a me mi lascia, cioè, sbalordito. Dico, come è possibile che mio padre è di uscita? Assurdo. Non può essere una cosa del genere, perché 4 giorni prima mi hanno presentato un quadro clinico preoccupante che io ho detto sicuramente mio padre qua ci rimarrà a lungo, almeno un mese, cioè mi si presenta un quadro clinico come ho detto prima, penso che chiunque abbia pensato questa cosa, io subito ho detto ma almeno un mese rimarrà qua mio padre, la cosa è molto seria. Invece no, 4 giorni dopo mi chiama il San Filippo Neri dicendo che mio padre è di uscita e si dimette, pensate, in buone condizioni generali. Non me lo sto inventando io, lo dichiara il San Filippo Neri, eccolo qui. Questo dimesso il 23 dicembre del 2020, in buone condizioni generali. Ecco qua. Non me lo sto inventando io, cioè questo è il San Filippo Neri di Roma, insomma, ecco qua.
Cioè, questa è la cartella clinica del San Filippone di Roma, quindi non sono cose che mi sto inventando io. Ho tutto, date, orari, c'è tutto. E io mi reco a San Filippone e in macchina pensavo alle parole che mi disse il 19 dicembre del 2020, ovvero 4 giorni prima, la dottoressa dell'UTIC, unità terapia intensiva coronarica, ovvero la dottoressa Arianna Giardina. E dice, ma c'è una bacchetta magica a San Filippo Neri? Com'è possibile? 4 giorni prima mi si presenta un quadro clinico così preoccupante, 4 giorni dopo totalmente guarito. Io rimango, cioè, ero molto perplesso, cioè, veramente non capivo com'era possibile una cosa del genere. Arrivo a San Filippo Neri e aspetto l'uscita di mio padre e me lo danno in sedia a rotelle. Premetto che mio padre, altre volte, è stato nei nosocomi, in altri ospedali, è uscito sempre con le proprie gambe. Questa volta me lo danno in sedia a rotelle. Cosa? Anche lì mi ha lasciato molto strano la cosa. E me lo danno come che fosse un pacco postale. Cioè, non si sono preoccupati se io, se mia madre stavamo bene, fossimo in condizioni di salute. E io potevo avere, che ne so, una gamba rotta, potevo avere qualsiasi cosa, mia madre poteva non stare bene fisicamente. Allora questo al San Filippo Neri non è interessato minimamente, cioè, ci hanno consegnato mio padre così, come che fosse un pacco postale. Per fortuna io e mia madre stiamo benissimo, siamo riusciti a portarlo giù al parcheggio. E l'abbiamo portata a casa sempre e vedevo mio padre strano. Io pensavo sempre alle parole dette dalla dottoressa Arianna Giardina dell'UTIC, unità terapia intensiva coronarica. E quando arrivo a casa, arrivo a destinazione, parcheggio e mio padre scendendo dalla macchina, la prima cosa che lui mi chiede è di essere tenuto. Perché non ce la faceva camminare, pensate, una settimana steso a letto, i legamenti sono atrofizzati. Io lo prendo sotto braccio, lo tengo, ho fatto quello che ho potuto, io non sono né un medico né un dottore. Entriamo nel portone, per raggiungere l'ascensore ci sono 3 gradini. Mio padre riesce a salirne 2 e al terzo non ce l'ha fatta, mi ha chiesto di lasciarsi andare. Mi è caduto praticamente dalle braccia, io l'ho accompagnato fino giù in modo che si adagiasse fino a terra e stavo da solo. Per fortuna in quel momento entrano i vicini di casa, i quali mi fanno notare che mio padre perde vistosamente sangue. Era praticamente un rubinetto aperto, segno evidente che le ferite della flebo non erano chiuse in modo idoneo. Non erano tamponate in modo idoneo. E un rubinetto aperto, il sangue che usciva proprio. Con mia madre siamo rimasti proprio, ci siamo guardati sbalorditi. Segno evidente che un paziente in quelle condizioni non poteva essere dimesso, ma l'avrebbe capito chiunque, anche un bambino, l'ho capito io che non sono un infermiere, tutti, chiunque avrebbe capito che in quelle condizioni non andava assolutamente dimesso. Mia madre corre su casa, i miei abitano al quinto piano, prende una sedia, porta giù una sedia, io e il mio vicino di casa l'abbiamo tirato su, trascinato con tutta la sedia dentro l'ascensore, salito al quinto piano e dall'ascensore trascinato fino a casa. Abbiamo chiamato l'ambulanza per far sì che si tamponasse questa ferita, perché continuava a perdere sangue vistosamente. Arrivano gli infermieri, gli hanno tamponato la ferita e l'hanno accompagnata a letto. L'hanno accompagnata a letto a questo punto subentra mia madre. Mia madre che lo trova in condizioni veramente pietose, ovvero arrossamenti, piaghe, bava la bocca, barba lunga, unghie lunghe, segno evidente che gli infermieri del San Filippo Neri
non hanno provveduto a lavarlo, non hanno provveduto alla cura del paziente. Ma ci ha pensato mia madre, nonostante non avesse nessuna competenza infermieristica, mia madre l'ha curato. E le piaghe, gli arrossamenti, l'ha fatto la barba, gli ha accorciato le unghie, l'ha rimesso in piedi, cosa che dovevano fare gli infermieri del San Filippo Neri. Gli infermieri del San Filippo Neri tutto questo non l'hanno fatto, assolutamente. Nonostante noi paghiamo le tasse, si è dovuta arrangiare mia madre, pensate un po', noi paghiamo le tasse, ma gli infermieri del San Filippo Neri di Roma non hanno fatto nulla di ciò, l'ha fatto mia madre. Mia madre ha fatto da fisioterapista e non avendo nessuna competenza, mia madre è una semplice casalinga, mia madre non è stata mai un'infermiera e non è una fisioterapista, eppure mia madre, nonostante ciò, nonostante mia madre, nonostante io paghiamo le tasse, ci siamo dovuti arrangiare da soli. Mio padre si è rimesso in piedi grazie a mia madre, non grazie all'infermiera di San Filippo Neri. Mia madre si è improvvisata infermiera, mia madre si è improvvisata fisioterapista. Mia madre ha fatto cose che dovevo fare gli infermieri del San Filippo Neri. L'ha rimesso in piedi, aveva ripreso a camminare grazie a mia madre e non grazie all'infermiera San Filippo Neri, tanto che mio padre pensava la settimana seguente di uscire, frequentare il bar sotto casa, rivedere gli amici. Ma purtroppo, finito gennaio, il 2 febbraio, mio padre si risente nuovamente male. Nuovamente male e uguale, scompenso cardiaco, mancanza d'aria. Viene chiamata l'ambulanza del Grassi di Ostia, gli infermieri dell'ambulanza si erano inizialmente rifiutati di portare mio padre all'ospedale perché per loro era un codice verde. E lì mia madre giustamente si è impuntata, gli disse: codice verde o non codice verde, voi mio marito lo portate ugualmente all'ospedale. Cioè, non vole si erano rifiutati inizialmente di portare mio padre all'ospedale perché per loro era in codice verde. Va bene, lo porto al Grassi, dal Grassi, dall'ospedale Grassi di Ostia, viene trasferito alla clinica Villa Pia, mio padre, e dove lì vi rimane 10 giorni. 10 giorni. E fino al 12 febbraio, che mio padre è deceduto alle 15:40, mio padre perde conoscenza, alle 16:37 viene constatato purtroppo il decesso. E mio padre è morto da solo, e chiedendo di me, mia madre ha detto, chiedeva sempre di me, chiedeva, è morto da solo, ci è stato impedito, grazie alle normative anti-Covid, di andarlo a trovare. È stato impedito a me, che sono il figlio, ed è stato impedito a mia madre, che era la moglie. Questo ci è stato impedito. E nonostante numerosi rimedi ci fossero, ovvero si poteva entrare con una mascherina all'ospedale San Filippo Neri e alla clinica Villa Pia, sempre di Roma, con una mascherina. Perché è giusto entrare in ospedale con una mascherina, è giustissimo, sei il primo a dirlo, perché venendo da fuori si va ad incontrare un paziente con le difese immunitarie a quanto basse e deboli. Quindi la ritengo giusto che venga indossata una mascherina. Ma questo ci è stato impedito. E potevamo indossare una mascherina, un camice, le buste sotto le scarpe. Potevo vedere mio padre a 1 metro di distanza con un plexiglass, 1 ora divisa in due, mezz'ora io, che sono il figlio, mezz'ora mia madre, che era la moglie, e tantissimi rimedi, perché io vedevo alla clinica Villa Pia e all'ospedale San Filippo Neri di Roma che avevano una semplice mascherina, infermiere, il camice, quella divisa da lavoro, e basta, tutto lì. Non avevo chissà che cosa. Io mi sarei
pur di vedere mio padre, se è stato disposto a mettermi una mascherina, un camice, aveva accettato tutte le disposizioni, pur di vedere mio padre, pur di darmi una parola di conforto, pur di farmi vedere da mio padre, credo che gli avrebbe fatto piacere. E mia madre anche, sarebbe stata disposta a tutto, pur di vedere il marito. E mio padre, penso che sarebbe stato contento, insomma. No, dico questo perché adesso non lo so com'è la situazione, ma all'epoca era così. Le normative anti-Covid ci hanno vietato, non ci hanno permesso, un figlio non poteva andare a trovare il proprio genitore. Per me è cosa assurda, perché io vedendo la televisione ho visto che in settori molto meno importanti come la televisione sono stati adottati sistemi come mascheramenti, pubblico imbavagliato, mascherato, le distanze, tutte le dovute accortezze in televisione sono state adottate. Ok? Un figlio o una moglie non poteva andare a trovare il proprio caro, un figlio non poteva andare a trovare il padre, una moglie il marito. Poi ho visto che in televisione, che è un settore molto meno importante, pur di mandare avanti i vostri programmi TV, siete riusciti a trovare il sistema. Lì, anche senza mascherina, ho visto, forse che avete fatto un tampone, che io ero disposto a farlo, pur di andare a trovare mio padre. Invece no, ed è fatto sì che mio padre morisse da solo e che io non ho avuto la facoltà di vederlo. Ecco, è andata a finire così. Mio padre è morto da solo, completamente da solo, e io non ho potuto vederlo. Avete permesso questo, mentre in televisione vedo che tutti i provvedimenti siete riusciti a prenderli. Invece, in questo caso, almeno all'epoca era così, adesso se è cambiato qualcosa, non lo so. Ma questo perché? Perché facevate quello? Io adesso non lo so, io parlo dell'epoca. Per nascondere come trattavate i pazienti? Per quale motivo? Mio padre mi disse: guarda, il 23 dicembre non sono stato dimesso solo io, ma è tutto l'intero reparto è stato dimesso. Il 23 dicembre, guarda caso, 2 giorni prima di Natale. È normale che una persona pensa male. Perché mio padre è stato dimesso in condizioni veramente pessime, buttato fuori. Il San Filippo Neri ha preso mio padre e l'ha letteralmente buttato fuori. Ecco, io punto il dito contro il San Filippo Neri di Roma. Ecco, per quale motivo non permettevate a un parente di andare a trovare il proprio caro? Perché nasconde come lo trattavate? Perché mia madre l'ha trovato con le piaghe. Gli arrossamenti, con la bava alla bocca, con la barba lunga, le unghie lunghe. Allora è normale che uno pensa questo. Cioè, dovete nascondere qualcosa. Con la scusa del Covid, voi non permettevate ai parenti di andare a trovare i propri cari. Mia madre l'ha trovata in condizioni pietose. Mia madre ha fatto quello che dovevano fare gli infermieri di San Filippo Neri. Cosa che l'infermiera San Filippo Neri non hanno fatto assolutamente. L'ha fatto mia madre, nonostante paga le tasse, nonostante mia madre non fosse un'infermiera, non fosse una fisioterapista, mia madre lo rimise in piedi. Ecco, mi domando perché no, visto che in televisione avete trovato tutti i rimedi, avete adottato tutti i rimedi possibili pur di mandare avanti i vostri programmi TV. Lì siete riusciti a trovare i rimedi. E all'epoca, adesso non so com'è la situazione, un figlio non poteva andare a trovare il padre, una moglie non poteva andare a trovare il proprio marito. Mi faccio delle domande, per quale motivo mi sto domandando, per quale motivo tutto questo, visto che in televisione i metodi sono stati trovati, perché? Cioè, veramente dovevate nascondere come trattate i pazienti? Come trattavate i pazienti? Io punto il dito contro gli infermieri del San Filippo Neri di Roma, il quale mi hanno consegnato mio padre in pessime condizioni.
un paziente in quelle condizioni non andava assolutamente dimesso, assolutamente no, ma l'avrebbe capito chiunque. Va bene, io vi saluto e vi ringrazio per avermi seguito fino a qui e spero che tutto questo non accada a nessun'altra persona. Purtroppo a me è capitato, io spero che non accada mai più a nessun'altra persona. Vi ringrazio a tutti per avermi seguito fino a qui. Ciao!